si conclude, diciamo, una bellissima iniziativa del distretto del mobile imbottito, che ha avuto, diciamo, l'onore di ospitare nella sede, nella propria sede, quindi qui a Matera, fra i Sassi, un'esperienza che è un'esperienza molto positiva, che prima di Matera aveva interessato due città come New York e Sydney. Abbiamo portato il concetto di design up art qui fra i Sassi di Matera. In passato ho avuto modo di dire che per uscire dalla crisi il distretto del mobile imbottito deve concentrare i propri investimenti nella ricerca e sviluppo e quindi avvicinare designer anche internazionali, qui avevamo, insomma, degli esempi, agli artigiani, alle maestranze locali, quindi all'imprenditoria locale, è, diciamo, la formula giusta, a mio modo di vedere, una delle formule giuste per poter uscire dalla crisi. Le aziende mi hanno già, diciamo, fatto i complimenti per questa iniziativa, perché si è creato immediatamente il feeling giusto fra questi designers e le aziende. Fra l'altro, questo concetto di design up art ci ha dato anche la possibilità di far stare a Matera per 3 giorni il professor Stefano Micelli, che è l'ultimo Compasso d'Oro 2014, un professore di economia che ha vinto il premio del miglior designers e il famoso Compasso d'Oro. Quindi, diciamo, esperienza molto ma molto positiva. Da questo punto partiamo per costruire dei rapporti più duraturi e per portare quindi il nostro logo, il nostro brand, il nostro prodotto materano del distretto del mobile imbottito in tutto il mondo. Sono Gioti Rot, designer, curatore del workshop di Design Apart. L'incontro si è sviluppato subito con le aziende, cioè senza perdere tempo, e impostato sul percorso formativo del progetto, cioè l'idea è quella di visitare l'azienda, capire le problematiche, capire la struttura anche produttiva e poi attraverso la progettazione di studi di design internazionali creare una nuova linea, una nuova collezione di oggetti. Ovviamente il principale concetto è stato quello di Matera, cioè il vivere Matera, capire dove sono i punti di forza e dove sono le caratteristiche più importanti che possono essere collegate a una produzione sia artigianale che semi-industriale. L'obiettivo del workshop è quello di raccontare queste realtà attraverso una collezione che diventerà poi oggetto di comunicazione e di esposizione per le fiere internazionali e per altri luoghi al di fuori da qui. Allora, io sono Diego Pacagnella, fondatore e art director di Design Apart. Una piattaforma innovativa che punta ad internazionalizzare in modo contemporaneo aziende italiane, made in Italy, che producono prodotti di alto design e con un grosso valore aggiunto artigianale. Ci troviamo qui a Matera perché siamo stati invitati a collaborare in questo workshop che cerca di portare l'esperienza che stiamo acquisendo su New York e Australia, soprattutto i due paesi in cui siamo presenti, di portare questa esperienza al servizio di aziende locali in un territorio, quello del Materano, per cercare di sviluppare una collezione di prodotti che possano da una parte mettere in evidenza, in luce, le qualità di queste aziende locali, però già sotto una prospettiva internazionale. Per questo abbiamo selezionato 7 designer provenienti da diversi paesi e cercheremo nelle prossime settimane di far confluire tutto quella che è l'esperienza nostra dei designer assieme alle aziende di Matera per cercare di sviluppare una collezione idonea ad essere poi interfacciata a un mercato globale. My name is Katerina Kopetina. I'm a product designer from Moscow, Russia. And we're here, 7 designers, to make a new collection of objects, product design. And it's my first time in Matera, and it's really, really inspirable. And
I'm really impressed about like how people live, how they love their culture, and this love it comes to us, so we're gonna really move it to our object, and I think it's going to be a great result. And it's really interesting how different designers from different countries find different interesting spots at Matera. Someone appreciates the silence, someone appreciates the view, the monocolor, and I think it's going to be great at the end. My name is Jaime Bayonrat. I'm a designer from Spain, based in Madrid. I have a studio with a partner of mine called Jaime Liñán. The studio is John Pepe. We do graphic design and product design. And we are here in Italy because we were called by Jyoti Rotto for a workshop here in Matera, a place which none of us, my partner or I, know. But when we started looking in the internet, we really were amazed by the place, which is really unique. And the impressions we have here, the sensations Matera gave us are just amazing. All these buildings, all these crowded places, it's kind of huge. And of course the workshop is such an interesting encounter of kind of different designers from Japan, from Russia, so it's really, really interesting. And I hope in the near future we can develop some kind of products that make the spirit or the of Matera around the world and explain to the people what kind of place is, unique place is this.